Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Nell'udienza generale di oggi, Papa Francesco ha ricordato l'imminente anniversario del terremoto in Abruzzo con queste parole. Un pensiero speciale rivolgo al gruppo Iemonnanzi dell'Aquila. Iemonnanzi, a 5 anni dal terremoto che ha devastato la vostra città, mi unisco alla preghiera per le numerose vittime e affido alla protezione della Madonna di Roio quanti ancora vivono nel disagio. Incoraggio tutti a tenere viva la speranza. La ricostruzione delle abitazioni si accompagna a quelle delle chiese, che sono case di preghiera per tutti, e del patrimonio artistico a cui è legato il rilancio del territorio. Iemonnanzi, ha poi concluso il Papa. All'Aquila sta arrivando a compimento un lavoro programmatorio partito subito dopo il terremoto che sta producendo un risultato visibile di cantieri avviati sul territorio. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, alla giornata inaugurale della 4ª edizione del Salone della Ricostruzione che si svolgerà all'Aquila fino a sabato. Per Chiodi però, avviata la ricostruzione materiale, i nodi non sono sciolti per quella sociale. C'è stata, ha detto il presidente, una carenza forte da parte delle istituzioni locali che non hanno fatto quel salto di qualità che ci si aspettava per gestire un aspetto così importante della ricostruzione. Per il governo una notizia buona e una negativa. Molto positivo è che 46.000 persone sono rientrate in casa e pensiamo che vi rientrino altre 2-3.000 nei prossimi mesi. Poi, estremamente positivo è che stiamo viaggiando a 110 milioni di progetti liquidati al mese. Notizia molto negativa è che a gennaio finiranno i soldi, servono a competenza 700 milioni. Così il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, al 4º Salone della Ricostruzione, apertosi nel capoluogo abruzzese. Lo stato di qualità delle acque della Marsica, sia sotterranee che superficiali, desta preoccupazione. E l'allarme lanciato dal Forum Abruzzese dei Movimenti dell'Acqua alla luce dei dati dei monitoraggi dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente. I movimenti giudicano indispensabile ridurre l'impatto della presenza umana, non solo introducendo la depurazione o migliorandola, ma anche evitando nuove captazioni. Inoltre, secondo i movimenti, devono essere abbandonate pratiche agricole che appaiono estremamente impattanti. La Regione Abruzzo promuove le associazioni pro loco destinando 1 milione di euro per favorire le attività di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi e delle realtà locali. L'importo degli aiuti che potranno essere concessi arriva fino a 15.000 euro per le singole pro loco o fino a 25.000 euro per aggregazioni di associazioni. Le domande dovranno essere presentate entro i prossimi 45 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e potranno riferirsi ad eventi da realizzare entro un anno dalla data di presentazione dell'istanza. La Camera di Commercio ha approvato un bando per individuare la compagnia marittima che garantirà la ripresa dei collegamenti estivi da Pescara con la Croazia.
L'amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte, ha assicurato il sindaco Luigi Albore Mascia. L'Abruzzo del vino, grazie alle sue eccellenze, brilla al 21° concorso enologico internazionale di Vinitaly, svoltosi alla fiera di Verona. Vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti sono le tre categorie di classificazione dei quasi 3.000 campioni arrivati da 30 paesi, anonimizzati prima della competizione e sottoposti al vaglio delle 21 commissioni di valutazione. Per l'Abruzzo è arrivato il premio speciale denominazione d'origine 2014, assegnato al Montepulciano d'Abruzzo DOP Murelle 2012 della Cantina di Miglianico. Due ori, un argento, un bronzo e 57 gran menzioni sono inoltre all'attivo dell'Abruzzo. Si svolgerà domani alle 11.30 la cerimonia di inaugurazione dello svincolo autostradale A25 Torano-Pescara, uscita a Manoppello, a servizio dell'Interporto d'Abruzzo. Interverranno il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi, il sindaco del comune di Manoppello Gennaro Matarazzo, il presidente della provincia di Pescara Guerino Testa, l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Cesare Ramadori, il presidente intermodale Gianni Di Vincenzo. La benedizione sarà elargita da Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. È in via di realizzazione il progetto 305 Wi-Fi Free, iniziativa avviata dalla Giunta regionale e, nello specifico, dall'Assessorato allo sviluppo economico, che permetterà in pochi mesi di dotare ogni comune d'Abruzzo di almeno un'area Wi-Fi Free, cioè un'area internet per la navigazione veloce e gratuita sul proprio territorio. Tutti i comuni, dunque, della regione Abruzzo avranno almeno un hotspot wireless, cioè un luogo di connessione ad internet aperto al pubblico, nelle aree che si trovano davanti ai luoghi di principale aggregazione. Questo permetterà ai cittadini, ai turisti e agli studenti di accedere gratis alla rete internet e ai servizi innovativi offerti dalla pubblica amministrazione. È di Pescara il vincitore di una delle borse di studio messe in palio dall'Università Luis Guido Carli di Roma per partecipare gratis alla prossima stagione 2014 alla Luis Summer School, la scuola di orientamento estivo dell'Ateneo. Federico Mancini, studente del quarto anno del liceo classico d'Annunzio di Pescara, è l'unico abruzzese che si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento in occasione del concorso svolto presso la sede di Confindustria Pescara lo scorso 6 marzo, concorrendo insieme ad altri ragazzi del terzo e quarto anno delle scuole superiori di tutta Italia e risultando tra i più meritevoli. Un documento con diverse critiche e proposte sull'utilizzo della bici a Pescara è stato preparato per i candidati alle prossime comunali dall'associazione Critical Mass Pescara. L'associazione propone la messa in rete e l'implementazione della rete ciclabile cittadina, l'istituzione di una zona 30 all'interno del centro urbano di Pescara e di zone 15 nei pressi delle scuole pubbliche, sanzione massima per chi parcheggia fuori posto, parcheggi pubblici e privati per le bici, marcatura delle bici, pubblicazione online delle piste ciclabili cittadine e permesso di trasportare le bici sui mezzi pubblici, ma anche servizio online per gli autobus in tempo reale. Sarà inaugurata domani a Roma la mostra Maiella Domus Christi Domus Nature, cioè Maiella Casa di Cristo, Casa della Natura, realizzata nell'ambito del progetto Cultura e Natura, l'eremitismo nella natura selvaggia del Parco della Maiella. La mostra è realizzata dal Parco Nazionale della Maiella. All'allestimento hanno collaborato gli esperti della Fondazione Genti d'Abruzzo, la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico ed Artistico e Demoetnografico per l'Abruzzo e il Dipartimento di Studi Medievali dell'Università degli Studi di Chieti.
La mostra è ospitata presso la sala del coro dell'Auditorium Conciliazione, in via della Conciliazione 4 a Roma, dal 3 al 28 aprile, dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratis se si prenota. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 377-53-28917. Ripetiamo, 377-53-28917. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con temperature da 11 gradi e mezzo a 14 gradi e venti deboli. Domani si prevedono nubi sparse al mattino e cielo coperto nelle ore centrali, nel pomeriggio ed in serata, con temperature da 11 gradi e mezzo a 19 gradi e mezzo e venti deboli al mattino, moderati nel pomeriggio e di nuovo deboli in serata. Il mare è previsto poco mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.